Ciao a tutte e tutti, oggi voglio raccontarvi la storia di Laura. Chi è Laura? Una ragazzina di 13 anni, bellissima, con i capelli color ebano e la pelle chiara come la porcellana e allo stesso tempo inespressiva come la porcellana. Perché è in carico a me? Perché la mamma si è rivolta al servizio sociale in quanto Laura presenta delle difficoltà di socializzazione, nonché difficoltà nell'andare a scuola. E quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di conoscere Laura. Come l'ho conosciuta? L'ho conosciuta attraverso delle visite domiciliari, attraverso dei colloqui anche in setting informali, ma la relazione restava statica, non si costruiva. Era molto cordiale, formale e non riuscivo a creare alcun tipo di legame anche dialogico con la ragazza e quindi mi sono detta cosa fare? Per cui un giorno mi presento a casa di Laura e le dico: guarda Laura, ho avuto un'idea. Al posto di parlare, dialogare, perché non condividiamo del tempo insieme attraverso la lettura? E ho tirato fuori dalla borsa Storia della gabbianella di un gatto di Luis Sepúlveda. Le ho raccontato di che cosa trattava e le ho detto: che dici? Lo vogliamo leggere insieme? E lei inizialmente mi ha detto: ma che, devo leggere un libro come a scuola? Devo pure farci i compiti? Questa cosa a me inizialmente mi ha fatto sorridere proprio per questo guizzo di spontaneità. Allora io le ho detto: ma no, no, non devi farci i compiti, è semplicemente un modo per passare un po' di tempo insieme. Usciamo, magari ci sediamo al tavolino di un bar, in un parco e facciamo questa attività. Lei mi guarda un po' così e poi mi fa: va bene, si può fare, ma ad un'unica condizione, che sia tu a narrare la storia. E da quel giorno abbiamo cominciato con questa lettura. Io leggevo ad alta voce e Laura ascoltava. Piano piano, mano a mano, andando avanti con la storia, abbiamo cominciato a scambiare qualche parola su quello che accadeva nel libro. E ad un certo punto, quasi verso la fine, un giorno Laura mi ha stupito. Mi guarda, abbozza un sorriso e mi fa: ma lo sai che la tua voce è proprio rilassante? Mi piace ascoltare quando mi leggi questa storia. Grazie. Ed è come se la porcellana si fosse crinata. Il libro poi è finito, ma la relazione ha cominciato a costruirsi. E quindi mi sono detta: non basta solo costruirla una relazione, la relazione va poi consolidata. E come consolidarla? Perché non pensare a qualche attività in cui io e Laura siamo più attive e più protagoniste? E quindi ho pensato a un qualcosa che riguardasse la scrittura. Ma questa è un'altra storia e se avrete voglia ve la racconterò la prossima volta.